Ciao a tutte ragazze, bentornate in un nuovo video. Allora, oggi è un video un po' diverso, un po' particolare, perché volevo darvi delle risposte a molte delle domande che mi fate di continuo. Allora, su Instagram o comunque anche su qui su YouTube. Allora, tra le cose che diciamo che vorrei andare molto graduatamente, nel senso che partiamo dalle domande che mi vengono fatte sulla preparazione. Diciamo che vi farò 10 di queste domande, poi se vi piace me ne lasciate altre e io in un prossimo video vi risponderò tranquillamente. Allora, partiamo dalla preparazione. Allora, per un'ottima preparazione, purtroppo, mi dite che avete sempre problemi di sollevamenti. Ecco, uno dei problemi principali per quanto riguarda i sollevamenti sono appunto, è appunto la preparazione. Che anche se mi chiedete, anche se mi dite come mai le mie unghie si sollevano, io non posso aiutarvi in modo diretto, poiché non so come preparate le unghie, cosa utilizzate per le unghie. Partiamo dal presupposto che un'unghia va preparata sicuramente con perfezione o quasi. Bisogna eseguire tutti i passaggi e per eseguire un'ottima preparazione va comunque effettuato prima un corso. Allora, partiamo comunque dall'inizio. Per opacizzare la lamina abbiamo bisogno di una lima 180, specialmente per chi è alle prime armi, e almeno una punta per le cuticole e delle forbicine per andare a tagliare le cuticole. Allora, una delle punte che vi consiglio di utilizzare, vi faccio vedere le mie, io ce le ho tutte qui, per opacizzare, queste qui adesso sono sporche perché le ho appena utilizzate più di qualcuna. Allora, per diciamo andare a sollevare la cuticola, io vado a utilizzare questa qua di La Femme. Questa è ottima per andare a sollevare e nel frattempo andare a togliere un po' di pterygium, quello che si posa e si attacca sull'unghia naturale. Quindi questa è una di quelle punte delle quali io non posso fare a meno. Se poi siete anche un po' più esperte, potete utilizzare una punta a sfera. Ancora meglio, potete tenere in combo invece queste due. Questa qua è la Tornado di Lakvid, ecco, non mi veniva. Quindi potete utilizzare queste due se siete questa qui anche da sola, se siete magari agli inizi. Questa qui se avete una cuticola che dovete alzare ulteriormente, perché e purtroppo ci sono quelle che hanno delle unghiette abbastanza durette, quindi con questa diciamo vi aiutate con i giri al contrario a sollevare la gonnellina che poi andrete a tagliare, oppure se siete più esperte potete utilizzare una punta diciamo dallo stesso stile, però con una punta un po' più affilata, solo che bisogna stare attenti a non entrare troppo nella cuticola, altrimenti potremmo far uscire del sangue. Poi un'altra tra le domande che potrebbe essere un po' diciamo scontata, però ahimè mi viene fatta molto spesso, è quella di come utilizzare i preparatori. Allora, i preparatori io di solito li utilizzo anche uno diverso dall'altro, quindi non per forza dobbiamo utilizzare preparatori della stessa marca, assolutamente, anche perché ognuno ha il suo lavoro, quello che deve fare, quindi lo fa, che sia di una marca, che sia di un'altra. O meglio, che sia di un'azienda o che sia di un'altra. Il primo da utilizzare in assoluto è sicuramente il Nail Prep. Prima di utilizzare il Nail Prep dobbiamo essere certi di aver spazzolato bene le unghie in modo tale che lui possa andare a rimuovere e a portare il pH dell'unghia lo ristabilisce, insomma, questo Nail Prep ristabilisce il pH della pelle, quindi fondamentale sicuramente, quindi primo step post preparazione dell'unghia. Secondo invece, per chi ha delle unghiette un po' difficili, possiamo andare a utilizzare un primer acido.
Il primer acido quando lo andiamo a utilizzare? Quando sappiamo che abbiamo una cliente con delle unghie particolarmente grasse e più predisposta a sollevamenti. Punto. Dopodiché questo qua ce lo possiamo anche dimenticare. Quindi cosa utilizzare al posto del primer acido? Utilizziamo l'Ultra Bond, che è un primer senza acidi e che non ha neanche bisogno di di asciugarsi. Quindi una volta applicato possiamo già utilizzare una base. Per cui questi due sono fondamentali per chi ha delle unghie abbastanza tranquille, insomma, che non ha unghie abbastanza particolari o che non prenda medicinali. Poi un'altra domanda che mi fate sempre è: quale base io utilizzo? Allora, io utilizzo una base per tutte, ovvero al momento sto utilizzando la base rubber di Michelle Nails e non la cambio, poiché mi ci sto trovando veramente veramente bene. Quindi io, quando mi trovo bene con un prodotto, sapete che difficilmente poi cambio. Dopo di questo ho già, questa qui è Cover Pink, però la colorazione non è molto naturale. Questa qui è adatto anche per fare il semipermanente rinforzato, quindi va benissimo anche per quello. Una volta che finirò questo qua, invece, ho già pronto quello trasparente, quindi quello clear. Come sempre, vi ricordo il mio codice sconto per quanto riguarda Michelle Nails, perché voi mi chiedete molto spesso di questi prodotti e io sono felice di darvi il mio codice sconto se vi può far piacere e se mi volete sostenere, insomma, anche perché è un codice sconto affiliato. Io sto utilizzando appunto questa in combo ai miei costruttori soliti. Ho trovato una combo infallibile, perché voi poi mi chiedete anche con quali costruttori ti trovi bene. Bene, non per forza devo utilizzare un costruttore della stessa marca della base. Io utilizzo semplicemente un Easy Cover numero 2 per questo periodo o un Easy Cover numero 3. Quindi sono dei costruttori di medio-alta densità che però non colano. Con questi io posso effettuare sia degli allungamenti che delle coperture, mi ci trovo veramente molto bene, soprattutto in questo periodo che, ahimè, con l'utilizzo della mucchina si creano abbastanza sollevamenti. Non pensiate che, dato che non abbiamo mai problemi o comunque vedete sempre delle unghie ben fatte e che durano a lungo, purtroppo magari tendiamo a farvi vedere le cose più belle, diciamo, più durature, perché comunque vediamo, testiamo determinate combo, però ci sono anche alcune persone che hanno problemi di unghie, dobbiamo ancora riuscire a trovare il giusto equilibrio di prodotti su quella persona, anche perché ogni cliente è diversa. Quindi per clienti che non hanno problemi io utilizzo una base rubber, in questo caso questa qua di Michelle Nails, che trovo ottima davvero, e in questo periodo che fa abbastanza freddo sto utilizzando l'Easy Cover numero 2 e l'Easy Cover numero 3. In alternativa, cosa vado ad utilizzare? Utilizzo l'acrigel qualsiasi tipo, oppure vado a utilizzare questo qua di Moda Unghie, che ha una medio-alta densità. Mi piace anche la colorazione, adesso ve la faccio vedere. Non mi ricordo se questo costruttore ve l'ho fatto vedere, ma è veramente veramente bello, è di media-alta densità, quindi possiamo lavorarlo tranquillamente in questo periodo che fa freddo. In questo periodo io vi sconsiglio di utilizzare gli Sculpture di Nail Look, quelli tissotropici, perché sono veramente quasi ingestibili, quindi in questo periodo io li sto nettamente evitando. Quindi prediligo i cover medium, che sono di bassa densità, medio-bassa densità, e vanno bene per le coperture, semplicemente dei refill, mentre questi qua posso utilizzarli anche per fare degli allungamenti. Io onestamente ho fatto anche degli allungamenti un po' più eccessivi e, vi devo essere sincera, sono stati veramente confortevoli e resistenti, quindi top. Mentre questo qua l'ho provato su copertura, mi piace tantissimo. Quindi questa era la quarta domanda che mi fate spesso: se bisogna avere per forza una base uguale a un costruttore. No. E quale tipo di costruttore vi consiglio in questo periodo? In questo periodo vi consiglio una medio-alta densità, che vi aiuta anche a autolivellare il prodotto o quant'altro.
Un'altra cosa che mi chiedete sempre è se io utilizzo l'acrilico. No, io non utilizzo assolutamente l'acrilico, ma preferisco utilizzare l'acrigel. Le marche principali che io utilizzo per gli acrigel sono quella di Neilook, questi qua del Effusion, si chiamano appunto così, gel acrylic. Utilizzo sia quelle colorate che quelle clear. Ho anche questi qua di La Femme. Diciamo che tra questi poi vi dirò quale mi piace per consistenza e secondo me durata. E poi utilizzo anche l'acrygel di Michelle Nails. Allora, in questo periodo sono un po' in difficoltà con gli acrygel, specialmente questi qua in barattoli, in tubetto, perché sono veramente duri da buttare fuori, ma va bene, ci sta perché fa freddo e sono ghiacciati anche i tubetti, quindi ci vuole un po' più di forza per farli uscire. È una cosa che vi volevo dire. Allora, ho provato questo qui che è ottimo, sì, mi piace, è duraturo, però io ho notato un certo amore per questi due, i primi due, quindi lo Spheric di La Femme secondo me è il più professionale, e invece il Clear, questo qua di Neilook, comunque tutte le colorazioni di queste due aziende sono veramente formidabili. Diciamo che la ricostruzione o comunque la copertura rimane a lungo. Questa qua invece ho notato che tende a consumarsi un po', mi secca un po' di più l'unghia più facilmente, però come qualità per chi non ha problemi di unghie è più che ottimo. Quindi perfetto, e se non erro questo lo trovate sul sito anche a metà prezzo nella confezione da 60 ml, quindi ci sta per chi magari non vuole spendere un po' di più per questi due. Comunque, un consiglio che vi voglio dare è quello di non mescolare troppo i refill tra acryl gel e gel. Dicevo, purtroppo è suonato il citofono, un'altra domanda che mi fate è quella se potete utilizzare l'acrygel sul gel o il gel sull'acrygel. Allora, su questa domanda vi rispondo di sì, però se fate, una ricostruzione in gel, ok, prossimo refill, facciamo acrygel. Una cosa che vi consiglio e poi di non rifare il gel nuovamente, quindi se avete fatto come secondo l'acrygel non vi conviene poi mescolare il gel, perché a mio avviso si creano dei sollevamenti o comunque poi si creano forse anche dei difetti, un po' di... non ve lo so spiegare, ma potreste avere dei sollevamenti molto elevati, nel senso che si può staccare totalmente la copertura. Quindi se cominciate con un prodotto ma poi volete cambiare, ci sta. Però se poi volete ripassare di nuovo al gel, per dirvi, io vi consiglio di togliere tutto e rifare una copertura nuova. Quindi non fare troppi strati tra gel ed acrygel. Quindi no. Una delle domande che mi viene fatta è questa. Poi passiamo avanti. Un'altra domanda che mi fate molto molto spesso è la limatura. Allora, se vi volete facilitare un po' la limatura quando non siete capaci di dosare bene il prodotto, una cosa che vi consiglio di fare è di utilizzare una punta che vi aiuti a togliere e già a levigare abbastanza bene la superficie, in modo che poi la limatura con la lima vi viene più facile e più veloce. Io ne utilizzo due. Allora, in questo caso è sporca perché l'ho appena utilizzata, e questa qui, oppure questa qui che ora vi faccio vedere perché ce l'ho sul manipolo della fresa, perché ho avuto due clienti, quindi ho usato prima una, però poi era sporca, e ho utilizzato poi questa qua. Queste servono... No. Queste qua, che hanno, come vedete, tutte e due la lineetta rossa, sono di limatura sottile. Quindi con queste io vado sui anche 20.000 giri quasi, o comunque almeno metà, quindi 15.000, vado a levigarmi
un po' la struttura e se riesco vado anche ad assottigliare la punta e ad alzarla leggermente se ho creato spessore con l'allungamento. Quindi posso andare tranquillamente a fare questi movimenti da un lato verso l'altro. Io vado di solito, dato che sono destra, vado dal lato B al lato A. Quindi faccio questo movimento qua e utilizzo queste due proprio perché sono di grana sottile. Sono ottime anche per rimuovere il semi permanente. Appunto, vi lascio il video precedente se non l'avete visto, come faccio il semi permanente, che raramente faccio, quindi vi ho preferito fare un video, dato che faccio sempre video refill. Quindi le due punte che utilizzo io per levigare la superficie quando magari ho eccesso di prodotto, vado e mi aiuto con le punte, anche perché limare, stare lì a limare troppo tempo, poi sappiamo che con il nostro lavoro i polsi vanno in gloria. Poi invece continuo con la lima. Ovviamente non posso farvi vedere i passaggi precisi perché comunque per capire bene la limatura del prodotto ci vuole un corso in aula, secondo me. Quando poi si ha un po' più di esperienza, ovviamente potete fare tranquillamente anche dei corsi online. Poi credo che ci siamo più o meno con le domande. La causa dei sollevamenti, vi ripeto, non è dovuta magari a un solo problema, ma possono essere tantissimi. Quindi se vi siete perse il video sulla preparazione delle unghie, ve lo lascio linkato qui da qualche parte, magari giù nell'info box, magari prendete spunto e vedete dove potete aver sbagliato. Poi una delle domande che mi fate in tantissime è quella dei colori. Allora, mi dite sempre che i colori vi rimangono bagnati e che non si catalizzano, o meglio, viene via uno strato di prodotto una volta finito. Allora, quando utilizzate un prodotto molto molto pigmentato, soprattutto come può essere un nero, un bordeaux scuro molto pigmentato, che già la prima passata danno già una coprenza assoluta, io vi consiglio di fare delle passate molto molto sottili con questi prodotti. Anziché andare con una sola passata e abbondare con il prodotto, vi consiglio semplicemente di andare a fare uno strato molto molto sottile, vedo non vedo quasi, e successivamente, una volta usciti dalla lampada, fare una seconda passata non completamente piena, perché comunque se un colore abbastanza pigmentato o molto pigmentato servirà semplicemente ad aggrapparsi alla base che abbiamo già creato con il primo strato per andare poi a dare la sua coprenza. Quindi diciamo che dividiamo la sua coprenza in due step, la prima molto sottile e la seconda leggermente più abbondante, ma sempre sottile, quindi un po' più spessa rispetto alla prima. In questo caso non dovremmo avere problemi di catalizzazione, perché un prodotto troppo pigmentato all'interno, appunto come dice la parola stessa, ha troppi pigmenti. Quindi avranno difficoltà a catalizzarsi, o meglio, si catalizzerà, si polimerizzerà solo in superficie e poi invece internamente rimarrà liquido e da lì a qualche giorno potrebbe venir via e appunto si ha poi questa sensazione di appiccicaticcio sull'unghia e comunque viene via perché è totalmente bagnato. Quindi questa è una delle domande che mi fate sempre. Poi per quanto riguarda invece, passiamo agli ultimi due step, diciamo, che sono quelli della sigillatura. Io utilizzo prevalentemente due sigillanti. Allora, con dispersione, il mio per eccellenza è questo qua di Aqua Gloss, perché tante volte me lo chiedete. Ah, un'altra domanda che mi fate molto, molto spesso sono i costruttori di passione unghie. Ragazze, io non utilizzo i costruttori di passione unghie perché in passato, tanti anni fa, ho avuto dei problemini di consistenze, di colorazioni e non le ho più prese. E poi, ragazze, bruciano tantissimo, quindi non li utilizzo veramente mai. Però
Una cosa che utilizzo da tanto tempo ormai, da quando è uscito, si può dire, è Aquagloss, che è uno dei sigillanti con dispersione, con una consistenza tale che mi fa autolivellare i prodotti ed è molto lucido fino al refill, si può dire. Questo qua catalizza in lampada 60 secondi e rimane lucido, almeno se non trattano le unghie come non martoriano le unghie, torna comunque intatto sulle unghie, ma può capitare che tornino lucide, come può capitare che tornino graffiate, come può capitare che tornino un po' opache, ma tutto sta a vedere quello che fa la nostra cliente quando torna poi a casa, perché noi non è che possiamo stare dietro come delle telecamere, insomma. Quindi Aquagloss e poi un altro che utilizzo tantissimo per autolivellare il prodotto e questo qua di Lacvid, mi trovo benissimo, però questo è senza dispersione. Senza dispersione, ad alta densità, medio-alta densità devo dire, si lavora benissimo. Questo lo tengo come un gioiellino, un po' come quello di La Femme. E poi invece uno che mi piace tanto, però è molto ha una densità molto alta, è questo qua, Extreme Shine HD di Michelle Nails, che è ottimo, è lucidissimo, rimane lucido fino al refill, si può dire, e solo che è abbastanza duro da stendere, insomma, però vi aiuta a autolivellare il tutto se avete lasciato magari qualche buchino, qualche bozzo, lui vi aiuta ed è top, mi piace tanto, è tra i miei preferiti. Ovviamente quelli che vi faccio vedere adesso sono tutti quelli che utilizzo giornalmente, quindi né più e né meno, quindi in base a quello che sto facendo vado a utilizzarli. E basta, che dirvi più? Un altro che devo provare è quello di Michelle Nails, però quello lì a bassa densità, diciamo, che è molto più facile da stendere, l'ho utilizzato sulla mia unghia lunghissima, ve l'ho già mostrato in un video haul, anzi vi lascio qui tutti i video haul dove magari potete trovare questi prodottini qua, dove vi faccio vedere le loro consistenze e quant'altro. Io credo di avervi detto tutto, più o meno le domande che mi fate sono più o meno le stesse, quindi ho racchiuso tutto in un video. Niente, io vi rimando al video di domenica, quello bonus per quanto riguarda il mese di dicembre, vi mando un grosso bacio, vi lascio qui sopra il mio Instagram in modo che potete andarmi a fare domande più specifiche, io vi risponderò anche in privato, in direct, vi mando un grosso bacio e ci rivediamo al prossimo, ciao!